Ciao, bentrovati, bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, parliamo di recensire, della necessità di imparare a recensire con i nostri studenti un libro, un racconto, una storia, insomma, quello che sia. Quindi, quanto sia importante riuscire a fornire un commento, un'idea personale, descrivere anche quella che secondo noi è stato, quello che secondo noi è stato il momento più bello e più emotivamente coinvolgente, o comunque un momento particolarmente significativo nell'ultimo libro che abbiamo letto, oppure nell'ultimo racconto che abbiamo insomma scoperto sul web. E questa volta però noi facciamo di più: piuttosto che recensire un qualcosa che esiste già in commercio, partiremo da un racconto, più che un libro, un racconto, una short story creata dagli studenti utilizzando un tool di intelligenza artificiale, in cui, mettendo insieme qualche spunto, qualche stimolo, qualche suggestione per l'applicativo, ecco che gli studenti saranno in grado di avere confezionato anche in una maniera straordinariamente graficamente bella il loro primo ebook. Dopodiché raccoglieremo all'interno di uno spazio tutte le loro storie, appunto create dall'intelligenza artificiale sulla base dei loro prompt, dei loro input, e andremo invece un pochettino avanti facendo che cosa? Il docente fornisce un modello ragionato, studiato, discusso con i propri studenti per la recensione di questo racconto, e loro lo fanno in che modo? Replicando, se vogliamo, copiando, insomma, chiamiamolo come vogliamo, replicando quel modello e naturalmente compilandolo all'interno di una nuova funzionalità che Canva ci mette a disposizione, e cioè la creazione di documenti. Una creazione di documenti in un processo estremamente facilitato grazie all'utilizzo di alcuni tool integrati in Canva Docs. E l'ultimo step sarà poi quello naturalmente della condivisione. E allora procediamo con ordine e vediamo come tutto questo si fa, partendo da una bacheca Padlet di cui vi fornirò il link nell'info box, che quindi avrete tranquillamente a disposizione. Una bacheca Padlet che, mi raccomando, possa essere scrivibile, perché possa poi accogliere quelle che sono sia le storie sia le recensioni delle storie costruite dagli studenti. E andiamo a vedere come funziona. Bene, questo è lo spazio all'interno del quale lavoreremo docente e studenti. E, come vedete, una bacheca Padlet divisa in colonne, ogni colonna ha la sua intestazione, e alcune colonne sono vuote perché saranno lo spazio che conterrà i contributi dei nostri studenti. Quindi è importante che questo spazio, questa bacheca digitale, vedete, possa essere non in modalità lettura, ma andiamo a cambiare la privacy, e dovrà essere scrivibile, quindi ogni studente avrà la possibilità di inserire il proprio contributo all'interno di questo spazio. Che cosa è disponibile qui all'interno? Allora, materiali per il docente. Quindi qui che cosa abbiamo? Abbiamo due modelli che ci aiutano proprio step by step, che andremo a discutere in classe direttamente con i nostri studenti, in cui partiamo chiaramente da un compito e dobbiamo customizzarlo, personalizzarlo, perché qui ci dice di partire da libri, quindi gli studenti selezionano, oppure agli studenti viene assegnato un libro. Nel nostro caso invece saranno loro a creare le proprie storie poi da recensire. Dopodiché completano questo prodotto, quindi, come vedete, questo template, seguendo proprio passo passo quelle che sono le indicazioni, e poi vi si verrà chiesto di replicare all'interno di Canva Docs questo stesso template, inserendo naturalmente le proprie informazioni. Quindi avete un riassunto della recensione del libro, partendo dal titolo, dall'autore, votiamo poi, insomma, ci è piaciuto, non ci è piaciuto, quanto, utilizzando il meccanismo delle stelline, lo raccomandiamo, ci sentiamo di raccomandarlo o meno. Quindi incipit, momento centrale, conclusione, la parte preferita del mio libro è stata questa, insomma, e così via, anche con le opinioni, con i tre fatti, quello che ho imparato, connessioni col mondo, col secolo, insomma, idea principale e così via. Quindi andando avanti all'interno di questo template, di cui, ripeto, vi lascio tranquillamente una copia all'interno della bacheca Padlet. Chiaramente è molto corposo, per cui insieme si deciderà magari quali sono le parti più importanti sulle quali concentrarsi, ok?
Oltre a questo ce n'è anche un altro, un po' più semplificato, diciamo, all'interno del quale, ecco, andiamo a indicare il libro preferito o, nel nostro caso, la short story che avremo preferito, che tipo di insomma racconto, che tipo di storia è, da chi è stata scritta, da chi è stata pubblicata. Chiaramente questi sono dei template in inglese, ma naturalmente nulla vieta che possano essere tranquillamente tradotti e quindi utilizzati anche nelle altre lingue, ivi compreso naturalmente l'italiano. Qui nella parte finale i commenti, quindi lo consideriamo il peggiore, il migliore, il più entusiasmante, il più noioso, insomma, e così via, il libro che abbiamo mai letto, e deve essere considerato, e gli diamo un aggettivo particolare, quindi il libro di maggior successo oppure di minor successo e così via. Dopodiché qui un po' di lavoro anche sul lessico relativo alla lettura, quindi che cosa si trova alla fine del libro, che contiene l'indice degli argomenti in alfabetico, alcune parole chiave, quindi insomma sono strumenti naturalmente per lavorare in classe con gli studenti, propedeutici poi alla costruzione della storia. Dopodiché, passo iniziale per gli studenti, dopo aver discusso insieme questi due template, questi due schemi, agli studenti viene chiesto di creare la propria storia. Quindi andranno sull'applicativo, che è un applicativo di intelligenza artificiale per la costruzione di storie, in inglese, ma nulla vieta che online, insomma, troviamo diversi tipi di applicativi del genere. Io parto da questo perché è quello che ho provato, che ho già testato con i miei studenti e che mi sento di suggerirvi. Quindi vediamo un po' come funziona questo applicativo. Naturalmente io devo registrarmi, insomma, devo loggarmi, sono già registrata, quindi mi loggo con il mio account scolastico. E che cosa vedo? Vedo che ho già creato, insomma, delle storie. Abbiamo un limite nelle storie che possiamo creare, ne possiamo creare 3, non di più. Questa è l'ultima storia che ho la possibilità di creare, stessa cosa per i miei studenti. Allora, quale sarà il personaggio principale della storia? Voglio partire da un animale. Per esempio, una descrizione di questo animale potrebbe essere cute elephant. Ok, a questo punto clicchiamo su next e andiamo. Bella scelta, ci dice questo animale ha un nome, si chiama Elmer, che è il mio elefante preferito. Ok. Vedete, qui ci suggerisce anche, ci sono sempre degli spunti, no? Dei suggerimenti, aiuta se può essere più specifico, per esempio Jack the Camel, Jenny the Tree, Elmer the Patchwork Elephant. Ok, next step, quasi fatto, descrivi la tua idea di storia. A cute elephant named, lui ce lo suggerisce in base agli stimoli che abbiamo, lived in a jungle. But he was sad because he was different. Vediamo un po' che cosa succede. Qui abbiamo anche, come vedete, la possibilità di registrare col microfono la nostra idea di storia. Ok, finito. Che cosa succede? Che lui si prende naturalmente un po' di tempo, dipende dalla velocità di connessione, quanti input gli abbiamo dato, se sta lavorando parecchio il sistema in questo momento. Ci suggerisce che in genere insomma ci vogliono 1 o 2 minuti in una buona giornata, quindi insomma aspettiamo con tutta calma e vedremo che come risultato finale quello che ci restituisce storywizard.ai, che è ancora in versione beta, ma insomma a breve sarà sicuramente rilasciato in una versione definitiva, ecco che in qualche secondo il nostro in qualche minuto, 1 o 2 minuti, il nostro ebook sarà pronto, e questo stesso procedimento andranno a farlo i nostri studenti, alla fine del quale si ritroveranno la propria storia. Una volta ottenuta la storia, noi avremo un link di condivisione e potremo caricarlo all'interno della bacheca Padlet. Dopodiché, che cosa succede? Che ogni studente sceglie la storia che preferisce e deve creare una recensione. Quindi non è che io creo la storia e creo la mia recensione, ma altri lo faranno con la mia. Quindi andiamo a vedere che cosa è successo, andiamo a leggere la storia. Ok,
qualche tip veloce, insomma, per aiutarci proprio a muoverci. Possiamo usare le frecce di avanti e indietro per muoverci tra le pagine. Abbiamo anche la possibilità di editare il testo della storia. Se non dovesse piacerci quello che ci suggerisce, possiamo anche modificarlo. Il bottone più ci fa aggiungere delle immagini a qualsiasi pagina. Alla fine noi possiamo condividere la storia e ottenere una storia libera su di noi. Ok, mostriamo la storia. Eccola qui, il nostro ebook. Come vedete, assolutamente sfogliabile. Qui in basso i pulsanti per aggiungere le nostre immagini, e cliccando qui su Edit Text possiamo anche editare il testo che lui ci ha inserito. Guardate anche graficamente quanto sono belle le immagini che ci ha fornito. Qui c'è tutta quanta una storia già pronta. A questo punto noi abbiamo la possibilità di condividerla, come attraverso i social, WhatsApp, in un PDF, oppure attraverso un link. Quindi copio il link, torno sulla mia bacheca Padlet e qui inserisco la mia storia. Ok, un po' di tempo per caricarsi su Padlet, pronto, e chiaramente ho pubblicato il mio lavoro finale. A questo punto l'ultimo step prevede proprio la recensione della storia, e andiamo a vedere come si fa. Bene, che cosa faccio? Vado su Canva. All'interno di Canva, come vedete, abbiamo la nuova funzionalità dei Canva Docs. Clicchiamo su Canva Docs ed ecco che in basso, oltre ad avere l'accesso immediato, ovviamente però, delle pagine bianche di documento, in basso, molto interessante, ho la possibilità di partire da un modello già preimpostato che sicuramente mi facilita la vita. Ho dato uno sguardo a tutti quelli che erano disponibili. A mio avviso, quello che è più vicino a quello che sarebbe il risultato finale per i miei studenti è questo Student Subject Journal. Quindi clicco sullo Student Subject Journal. Clicco su Customize this template, quindi vado a personalizzarlo, ed ecco che entro nel meraviglioso mondo di Canva Docs, in cui ho il magico pulsante del più che mi dà accesso veramente a tutta una serie di elementi che mi faciliteranno nella realizzazione del mio documento. Ok, chiaramente io qui posso personalizzare qualsiasi elemento, quindi se per esempio questa immagine iniziale non dovesse piacermi, io posso cliccare sull'immagine e eliminarla, andare sul più, aggiungere quello che è un progetto e un design, e io avrei accesso immediatamente a tutti i template che Canva mi mette a disposizione, proprio per dare una vediamo se troviamo un bel book review. Non lo abbiamo trovato. Andiamo sul book. Ok, ho tutta una serie di suggerimenti, magari prendo il primo, ma posso sempre customizzarlo come sappiamo. Metto magari il titolo della mia storia, Elmer the Elephant. Rimpicciolisco un po' questo titolo. Ingrandiamo qui sulla destra, questo lo possiamo anche togliere, in modo tale da recuperare un po' di spazio. Rimpiccioliamo, ecco, eliminiamo un po' di spazio tra le due righe, qui metterei dell'altro. Insomma, immaginiamo che questo sia il nostro la nostra sorta di copertina della nostra book of short story review. Salviamo. A questo punto una delle cose più belle, qui ancora possiamo eliminarlo perché il titolo ormai non ci interessa più, ma la cosa più bella è che io posso integrare quella che è la mia storia all'interno di questo doc. Quindi io che cosa farei? Avendo già copiato il link della mia storia, il link di condivisione della mia storia, potrei cliccare su più, io avrei la possibilità di embeddare, cioè di incorporare direttamente all'interno la mia storia, la storia che ho appena creato. Eccola qui. Dopodiché che cosa potrei inserire? Questo magari lo eliminiamo. E qui inizierebbe la recensione della nostra short story. Quindi che cosa dovrei fare? Dovrei seguire il template che ho scelto di duplicare, partire con non le istruzioni, ma Hi, I'm, quindi qui scriverei
Hi, I'm Arianna, and this is my review, short story review. Ok, quindi potrei modificare tranquillamente questa tabella che è stata inserita molto semplicemente agendo proprio sul table e scegliendo, ecco, numero di colonne e di righe da inserire all'interno del documento. Vedete con quanta semplicità si fa questa cosa. Attenzione sempre anche all'aspetto di social emotional learning, quindi come ti stai sentendo, cioè in questo momento come ti stai sentendo, esprimiti usando un'icona, una GIF, una foto, insomma, o anche la canzone, insomma, un momento importante della canzone magari che preferisci. Quindi qui ha giocato, ripeto, con delle emoji già esistenti. Dopodiché continua il nostro doc, continua la personalizzazione del nostro documento. Il più ci aiuta sempre in questa fase in cui dobbiamo replicare il modello, perché attingendo a design noi creiamo con Canva e inseriamo all'interno del doc. Qui inseriamo un titolo, un sottotitolo, un corpo e possiamo embeddare elementi esterni, inserire una tabella, una checklist, un elenco puntato, un elenco numerato. Le checklist sono importanti perché magari ci dicono: ok, ho fatto questo, ho fatto quello, insomma, quindi ci aiutano a tenere traccia di quello che facciamo. Grafici, un timer, loghi, insomma, e poi c'è il solito help. E se finora abbiamo utilizzato un elemento di un tool di intelligenza artificiale per creare la nostra short story o per chiedere, meglio ancora, ai nostri studenti di farlo, se ci muoviamo tra gli applicativi con cui Canva si collega, vedremo che avremo a disposizione uno degli ultimi suggeriti, che è il text to image. Quindi type, inserisci che cosa vorresti vedere e guardalo materializzarsi. Quindi come funziona quest'app, che ripeto è strettamente collegata a Canva? Quindi la usiamo, ok, qui dentro descriviamo l'immagine, quindi per esempio a patchwork elephant, dobbiamo dargli degli indizi, infatti qui in basso ci dà alcuni elementi proprio per suggerirci come strutturare questa descrizione dell'elemento che poi vogliamo vedere raffigurato all'interno del nostro documento. Più indizi diamo, chiaramente più ci avviciniamo ad un'idea che vogliamo. Questo è un ottimo strumento anche per allenare la creatività. Dopodiché scegliamo uno stile, sorprendimi, insomma, quindi fai tu, foto, disegno in 3D, quindi insomma dipinto, pattern, concept art, quindi qui possiamo scegliere i vari stili e vedere un attimino che cosa succede. Io lascio così com'è, dopodiché gli dico ok, vai a generarmi l'immagine. Ed ecco i nostri risultati, ok? Io tra questi sceglierei il terzo. Ed ecco il nostro patchwork elephant, così come è stato interpretato dal sistema. Quindi un tool molto carino, molto, molto interessante. Qui io ovviamente posso lavorare sempre comunque con la lingua inglese, ma lo si può fare naturalmente in tutte le lingue straniere o non. A questo punto, immaginando che la mia recensione sia completa, quindi un documento completo in cui ho cercato di replicare quello che era all'interno del template, personalizzandolo con tutta una serie di elementi, quindi rendendolo sicuramente più simpatico e più adatto alla mia, come dire, al mio gusto estetico, do un titolo a questo file: Elmer the Patchwork Elephant, ok, dopodiché vado sul pulsante share e vado a prendermi non soltanto io, ma anche chiunque abbia il link può andare non a editarlo, ma sicuramente soltanto a visualizzarlo. Quindi copio il link, me ne vado sulla mia bacheca Padlet e qui dentro scrivo The Patchwork Elephant Review. Ok, link. Qualche secondo e anche la mia recensione è stata pubblicata. Quindi ripeto, posso pubblicare le recensioni
di dei miei compagni, scusate, posso recensire le storie create dai miei compagni, ma non posso recensire la mia. E veniamo all'ultima chicca che ci regala il nostro Kanban, disponibile soltanto in un profilo non education, quindi non a disposizione per i nostri studenti, possiamo utilizzarlo soltanto noi per il momento, poi vedremo insomma l'evoluzione in Canva quale sarà. È un AI Copy Generator, quindi è un tool disponibile all'interno di Google Documenti, ancora una volta di intelligenza artificiale che scrive per noi. E allora andiamo a vedere come funziona. Quindi me ne vado su Docs, creo un nuovo documento in Canva, eccolo qui, ci dà il benvenuto, ci spiega un poco come funziona questo documento, ma insomma quello che volevo provare con voi è questo. Abbiamo già visto le potenzialità del più, Add Magic, cliccando però su questo più, ripeto, in un profilo non education, questo è il mio profilo personale, cliccando qui sopra, sopra la prima voce che ci compare è il Magic Write. Che cosa fa questo Magic Write? È un tool, eccolo qui, ce lo spiega, è il tuo AI Powered Writing Assistant, quindi questo assistente di scrittura in intelligenza artificiale che è stato inglobato in Canva, che ti aiuta velocemente a fare un brainstorming delle tue idee. Quindi scrivi il testo che vuoi, Magic Write genererà questo contenuto. Beh, interessante, vedete in versione beta, andiamo a vedere come funziona. Allora, io devo dare un titolo alla mia storia, quindi mi occorre, allora chiaramente funziona benissimo in lingua inglese, funziona meno bene in italiano perché va istruito, quindi mi occorre un titolo, vediamo se funziona, per una storia che racconta di un elefante patchwork nella giungla. Ok, me ne dai 5, vediamo un po' che cosa succede. Quindi insomma un po' di, eccolo qui, 5 titoli che mi suggerisci: Re della giungla patchwork, Zero della giungla patchwork, Un viaggio dell'elefante patchwork, L'incontro con la fauna selvatica, Una storia d'amore dell'elefante patchwork. Beh, insomma, già carino, mi ha risparmiato un bel po' di tempo. Proviamo a farlo in inglese, vediamo se funziona meglio, sempre Magic Write. I need a title for my short story about a patchwork elephant in the jungle. I need a title about a patchwork in the jungle. Ok, vediamo che cosa succede. Quindi, io ne ho dato uno soltanto, quindi vediamo un pochino invece aumentando. I need 5 titles for a short story about a patchwork elephant in the jungle. Vediamo, digitando in questo modo, che cosa succede. Eccolo qua: Kilty Jungle Elephant, Stitched Tale of the Wild, Journey, The Mosaic Creation, The Story. Ok, bene, quindi come vedete funziona. Piccolo limite, almeno per ora, poi insomma le cose potrebbero anche modificarsi, insomma migliorare o peggiorare per noi utenti. Che cosa abbiamo? Vediamo qui in basso che abbiamo un limite in realtà di 25 Magic Write in Canva nel profilo non pro. In realtà nel profilo pro questi 25 totali diventano 75 suggerimenti di intelligenza artificiale relativamente ai contenuti al mese. Quindi queste sono le per ora questa è la situazione, ma io direi uno strumento veramente straordinario che potrebbe aiutarci anche nel cosiddetto blocco dello scrittore, quando non riusciamo a dare un titolo ad una lezione o non riusciamo a venirne fuori a scrivere un'email di convincimento di qualcuno, ci affidiamo, ripeto, a questa intelligenza artificiale per trovare una soluzione.
Bene, ultimo suggerimento che mi sento di darvi lavorando all'interno della nostra bacheca Padlet è quella di attivare all'interno delle impostazioni la possibilità di commentare e di aggiungere una reazione poi insomma con il mi piace, con il vota sì o no, promuovi o boccia i post, assegna un certo numero di stelle oppure addirittura un punteggio, insomma il modo in cui decidiamo di fargli votare le recensioni è assolutamente soggettivo, ok? Quindi indichiamo quello che ci piace di più. Questo è importante perché li spingiamo naturalmente a leggere le recensioni dei propri compagni per poter inserire un commento oppure per poter inserire una valutazione, e quindi ancora una volta con l'obiettivo di stimolare la lettura nei nostri studenti, ma stimolare anche l'espressione delle proprie idee, la capacità di confrontarsi, la capacità di dire la propria, e in questo modo stimoliamo anche la loro creatività e creatività digitale. Bene, il nostro viaggio termina qui, abbiamo visto come utilizzare alcuni tool di intelligenza artificiale, alcuni dei quali inseriti direttamente integrati in Canva, altri invece esterni come Story Wizard, un potente generatore di storie che associa a qualche input che utilizza gli input che noi gli forniamo per confezionare una storia associata a delle immagini, ma che ci dà anche la possibilità poi di poter agire su quello che è il risultato finale, tramite link, condivisibile tramite i social. L'obiettivo però qual è? È quello di stimolare nei nostri studenti la passione per la lettura, la curiosità per un mondo all'interno del quale loro hanno la possibilità di esprimere le proprie idee sulla base di alcuni input che naturalmente vengono forniti sempre in maniera molto strutturata dal docente. Quindi nell'info box trovate la bacheca sulla quale sono ci sono i template per il book o la short story review e incluso il link a quell'applicativo di intelligenza artificiale che ci confeziona proprio la storia. Quindi un uso sapiente come sempre di tool in app smashing ci consente un'attività in cui coinvolgere il nostro studente e renderlo protagonista nel processo di costruzione delle proprie conoscenze. Ci vediamo alla prossima avventura e non mi resta che augurarvi buona giornata. Ciao, alla prossima!